è sposata con Salvatore Vinci, signora? Come? È sposata con Salvatore Vinci? Quando l'ha conosciuto? Quando l'ho conosciuto? Sì. Mi devo elencare tutta la mia vita. No, quando semplicemente quando. Fino a oggi? No, signora. E come ha conosciuto Salvatore Vinci? Allora, io l'ho conosciuto, soltanto conosciuto, e poi ci siamo persi di vista, nel 55, il primo compleanno della mia sorella. La mia sorella è nata nel 54. E io lo conoscevo perché veniva a suonare la fisarmonica, che lavorava al mio paese in una ditta di Villa Cidro, con una ditta di Villa Cidro, facevano le scuole popolari e le case popolari. Le scuole e le case popolari. Quando vi siete sposati? Ma io mi sono sposata nel 62 perché l'ho rincontrato qui a Firenze. E vi siete sposati nel 1962? 62. Bene. Sì. Lei ha conosciuto il 23, anche un certo 23 aprile 62. Ha conosciuto amici di suo marito, per esempio un certo Biancalani? Sì, che lo conosco benissimo. Anche sua moglie Gina? Sì, tutti e due. Bene. Mi piacerebbe che fossero qui. Forse anche a noi, signora. E ci vuole dire che cosa è successo con costoro a un certo punto, esattamente durante una certa Pasquetta? Si ricorda questi fatti? Una certa Pasquetta? Sì. Un paio di anni dopo che vi eravate sposati. Ma come iniziarono i rapporti con Biancalani? Sono successe tante cose, questo bisognerebbe che voi andaste a... No, signora, ce lo dica lei, se lo deve ricordare senz'altro. Lo ha detto, se ce lo vuole ripetere. Sì, Biancalani e la moglie erano gli amanti dell'ex di mio marito. E a me mi ha obbligato a partecipare. Tutti e due erano amanti di Salvatore Vinci? Sì, tutti e due, marito e moglie. Ma lui aveva rapporti sia con l'uomo che con la donna? Sì. Senti una cosa, signora, questo è piuttosto importante. Questo fu, lei fu sorpresa, penso, quando lui glieli portò a casa e poi anche nel letto, suppongo, no? Suo marito la picchiava per questo. Per me fu un trauma, proprio. Ci credo. Come se sprofondasse sottoterra. Infatti, a quell'episodio lì, mio marito a me mi scese dalle spalle. Ma la picchiava suo marito? Sì, però mi obbligava, mi picchiava. La obbligava a picchiarla? Era buona per darmele perché io non volevo accettare questi rapporti. Dopo questi fatti, signora, lei si ricorda che Salvatore aveva dei rapporti col Biancalani? Dunque, davanti a lei. Un momentino però. Francamente io non vedo cosa c'entra questo con Presidente, già nella nostra richiesta introduttiva, diciamo, se per caso il Pacciani, scusi, ecco la domanda forse più opportuna, prima stavo era invitato a partecipare. Ci arriviamo. Ci vuole se no non possiamo parlare di Salvatore Vinci, dei suoi costumi sessuali, eccetera. Ora si arriva a una domanda che poi chiarirà tutto. Magari allora arriviamoci velocemente. Presidente, è la prossima. Dopo questa iniziazione, chiamiamola così, suo marito le portava spesso delle persone in casa? Sì, persone volte me li portava, sì. Come? Qualche volta me li portava anche a casa. Altre volte dove? Altre volte fuori. E dove li trovava queste persone? Erano suoi amici oppure... Parecchie volte alle cascine. Li andava a cercare alle cascine? Lui. Anche in altri posti? No, che mi ricordo io no. Quindi lui gli ha portato parecchie, c'erano parecchie persone che lui gli portava in casa, diciamo così. Sì, ma ci andava lui però, Certo che ci andava lui. Ecco, quanto tempo è durata questa cosa? Molti anni. Molti anni. E lei quando poi si è stancata di questa situazione piuttosto incredibile e l'ha lasciata? Non ho capito. Quando lei si è stufata e se n'è andata, in sì, che anno? Certo, sono andata perché ero stufa, che mi picchiava per un non nulla. Picchiava, si e pretendeva queste cose. Con me, specialmente, davanti a Biancalani, davanti a altre persone. In che anno, signora? È incominciato subito a comportarsi così qualche anno prima del 70. No, quando lei lo ha lasciato, signora. Ah, nell'80. Nel 1980. Sì, 7 di luglio. Allora veniamo alla domanda che più ci interessa. In questi anni lei ha mai conosciuto Pietro Pacciani? Questa persona che lei vede ora sul banco degli imputati? Dov'è?
Vede nessuno che conosce? No, mai visto, io l'ho visto attraverso la televisione. Ma lei non si ricorda assolutamente di averlo visto? No, 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 io non so neanche chi sia. Fra queste persone che suo marito le ha portato in casa, non ricorda assolutamente Pietro Pacciani? No, no, assolutamente, no, no. Un'altra domanda, signora. Gli ha mai detto suo marito che Stefano Mele non poteva arrivare da solo sul luogo del delitto? Senta, avvocato, io non so, non ho... Lei lo ha detto. La mia supposizione è... No, non voglio supposizioni. No, no. Si parla di fatti, signora. Cioè, di? Di circostanze, se, no, no, se no, suo marito no. Le ha mai detto. No, 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 io non l'ho mai sentito a mio marito dire a lui l'hanno messo la pistola in mano perché qualcuno l'ha portato lì. No, non l'ho mai sentito né dire. Né che Natalino fosse... stato portato dal luogo del delitto fino a... sì, fino quello si leggeva sui giornali, però tutte opinioni nostre personali che non... che un bambino di 6 anni non poteva arrivare in quel casolare da solo, lo capisci anche da solo questo. Qualcuno l'ha portato per forza, secondo il mio giudizio. Va bene, va bene. No, gli ho fatto un'altra domanda. Che Stefano Mele, non il bambino, il padre, non poteva arrivare da solo sul luogo del delitto? Non lo so mica io. Se lei lo ha detto, signora, a questo punto glielo contesto. Da casa sua lì, so che aveva una vestina lui. Però. Allora, glielo contesti. Glielo contestiamo. Stranamente, lei dice nell'interrogatorio del 15 aprile 1985, Francesco non ha mai detto o fatto nulla contro Salvatore. A quel che ho capito, Salvatore ce l'ha con Francesco, ma non so per che cosa. Parlandone con Salvatore, questi mi ha detto che Stefano non poteva andare da solo sul luogo del delitto e che è probabile che qualcuno, suo amico, ce l'abbia accompagnato con qualche veicolo. Ah, ecco che me l'ha detto mio marito a me? Gliel'ha detto suo marito a lei. Non se lo ricorda ora. Non se lo ricorda. È meglio che me lo rilegga perché non lo so. Allora, Presidente, noi chiediamo... Non ho altre domande. Personalmente chiedo l'acquisizione del verbale usato per la contestazione. Va bene. Signori avvocati parte civile, avete altre domande? Nessuna. Signor Pubblico Ministero? Nessuna domanda, grazie. Signori della difesa? Signora, lei sa se suo marito... dove è nato suo marito? Dove è nato? Sì. Mio marito? Sì. A Villa Cedro. A Villa Cedro. Villa Cedro. Sì, senta, se lei sa se c'era a Villa Cedro un parente della moglie, prima moglie, quella che fu suicidata, quella che fu suicidata, la sa, quella col tubo. Lei sa che fu suicidata questa signora? Avvocato. Si suicidò, scusate. Cioè, scusi tanto. Attenzione, fu suicidata. Attenzione, no, 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 attenzione. Ma io non so da chi. Io la devo richiamare, perché c'è. Alla fine lei rischia grosso, io capito? Prima si dice fu suicidata quando... Si suicidò. No, c'è stato un... chiedo scusa, signor Presidente, c'è stata un'indagine sul punto ed è stata arrestata anche una persona. Dopo. Poi però si è chiuso e lei sa come. Quindi motivo di più. Quindi le sentenze vanno... Io lo faccio al suo interesse, grazie, siamo in pubblica udienza, pesi le parole, perché potrebbe essere pericoloso. A qualcuno viene poi l'idea, hai capito? Io non ho detto né la persona, chi l'ha suicidata, né la persona. Senta signora, chiedo scusa, lei sa se questa se c'era una persona che andò a finire in Olanda? C'era un amico di suo, una persona di Villa Cedro, che andò in Olanda, morì in Olanda, e questa persona aveva una pistola, non sa nulla di questo. Avvocato, io non so di tutte queste cose, perché le amicizie di mio marito, oltre a quelle di Biancalale, io non le conosco. Non? Le amicizie di mio marito, oltre a quelle di Biancalale, io non ne conosco altro. E gli spostamenti che faceva lui da casa, e le amicizie fuori casa, neanche di quelle. E mio marito non era uno che veniva a raccontare a me, perché sapevo che prima o poi in un litigio o un altro glieli aveva rinfacciati, perché, capito? E quindi con me lui non si confidava. Se c'è qualcuno che sa qualche cosa, a me no, dubito anche di questo, perché lui era molto riservato alle cose per sé, magari scoppiava
da qualche da nervoso, da qualche cosa, ma però non confidava molto. Signora, parli al microfono. Della sua attività privata, delle sue cose. Parli col presidente. Cerchi di parlare al microfono. Eh? Gli vogliamo mettere il microfono per bene. Chi non ha capito? Sì. Parli nel microfono. Ah, parlo nel microfono. Ecco. E quindi io non conosco tutte le amicizie di mio marito, all'infuori di questo di Biancalane, altre io non si posso dire, di questo di Olanda poi, boh, non lo so, se vuoi, sa, niente, a me non mi confidava niente, non mi confidava, perché sapeva che, io ripeto, che se in un litigio o qualsiasi, ok, perché lui maneggiava le mani, ecco, allora io a voce alta gliele avrei rinfacciate tutte queste cose, e allora lui con me non è, capito? Niente. Signora, mi scusi tanto, suo marito dove lavorava? Che lavoro faceva? Eh? Che lavoro faceva suo marito? Che lavoro, che attività lavorativa faceva? Mio marito? Sì. Ma mio marito prima era muratore, fino all'80, che quando io sono andata via di casa, lui ha cambiato mestiere. Che mestiere? Fa quelli dei serramenti. Ma lavorava a Firenze oppure fuori Firenze? Ha lavorato a Prato, ha lavorato a Calenzano, quando avevamo bambini piccoli era sottoposto, lavorava a Prato, a Calenzano, dopo ha conosciuto il signor Biancalani, che io, a me me l'ha fatto conoscere dopo tanto tempo. Biancalani era giovanotto allora, quando l'ha conosciuto lui, e si è sposato mentre ha conosciuto la nostra famiglia. Senta, signora, suo marito non è mai stato fuori città di Firenze, fuori la provincia di Firenze, a lavorare fuori la provincia di Firenze, no? Non lo so. Nessun'altra domanda? Non so niente. Altro, signori? Possiamo licenziare la signora? No, presidente, avvocato Fioravanti, scusi. Prego. Ecco, signora, lei ha saputo mai o ha visto mai a suo marito una pistola? Mai. Armi in casa mia non ce n'è mai state. Ecco, lei nel 1968 era ancora la moglie, era insieme. Nel 68? Sì. Certo, aspettavo l'ultimo figlio. Ecco. Ancora. Fino all'80, gli ho detto. Sapeva o poteva immaginare che suo marito avesse qualche altra relazione oltre che con lei? Ce l'aveva tanti. E poteva sapere, lei... O immaginava che fosse nato qualche figlio da qualcuna delle relazioni? No. Infatti io scherzando gli ho detto, ma questo bambino c'ha 6 anni, il bambino di Stefano a me. Dico, non sarà stato mio tuo, non sarà mia tuo. Ecco, era questa la domanda che mi interessava, la risposta che mi interessava. Non era quella. No, era questa la risposta che mi interessava. Sì, ho detto io, non sarà mica tuo. E lui cosa ha risposto? E lui mi ha detto, ma che si faccia? È di suo marito, dice, non è mio, ma andava a letto insieme, ho detto io. E poi nel 68, quando ho scoperto che la relazione sua non era ancora finita con la Locci. Con la Locci. L'ho scoperto proprio quando aspettavo. E ha scoperto anche quando era iniziata questa relazione con la Locci? No, perché io quando era iniziata non lo conoscevo, cioè non lo conoscevo, non l'avevo ancora incontrato. Chiamava per nome e mi ha detto, ma non sei la figlia di Pietro o Massaro? E sei la sorella di Giuseppe, il muratore, che abbiamo fatto le case insieme? Dice, cioè, mi ha ricordato tutte queste cose. Siccome io non ero andata a prendere la nave con questo impiccio dietro, e non volevo che mi attaccasse alle costole, vedi la verità, e ho detto no, non ti conosco, non ti ricordo, no. Ma ti ricordi nel 55 sono venuta a suonare la fisarmonica a casa tua, qui a destra, a sinistra, ha detto io, ma no, e mia madre ha detto, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Salvatore Vinci, mi ha detto. Dico, sì, ti ricordi tutti quei riccellini neri qui? Ho detto, va bene, ho detto, sì, ho incontrato tanti di persone con i riccellini neri. Ma io però dopo un po' me lo sono ricordato bene, insomma. E poi, dico, e che fai? Dice, sono andata a votare, dice, poi prendo le mie sorelle e me le porto alla Strassigna, mi ha detto. Dice, fai il viaggio insieme a noi? Dice, dove sono le tue sorelle? Non so se è influente il viaggio di 40 anni fa della signora. Insomma, se vi interessa io vi racconto con me. Signora, io volevo...
e da lì abbiamo cominciato a frequentarci e non ci siamo più lasciati, per mia disgrazia. Ecco, signora, io volevo chiedere, lei ha abitato mai in Firenze vicino a Piazza Tanucci? Sì, via Piero Cironi è la strada che ho abitato fino via, a... Via? Via Piero Cironi. Via Piero Cironi. Una traversa di via Morridoni e Piazza Tanucci. Certo, sono stata sfrattata da quella casa. Ecco, sono venuti i carabinieri da lei o la polizia per fare indagini nel 68? Mi sono venuti anche con quelle luci e hanno sfasciato mezza casa a cercare nella... la pistola. Sì, insomma, nel tetto avevamo fatto due controsoffitte perché erano troppo alte e per mantenere un po' più di calore in casa, per non andare tutto lì, mio marito aveva fatto due controsoffitte, sì, che sono infilate anche lì dentro, anche hanno sfasciato tutto ma non hanno trovato nulla perché... Va bene. Ecco. È stata sentita lei dai carabinieri in quel periodo, signora? O dalle forze dell'ordine? È stata sentita, interrogata? Sì, nell'85. Ecco, perché lei ha detto sicuramente, io stavo cercando ma non lo trovo, però ecco, mi vuol confermare se nel 68, il giorno in cui c'è stato l'omicidio alla Strassigna... Che mio marito non era a casa, quello voleva sapere. Non era a casa, ecco. Non era a casa. Era a casa suo marito? No, non era a casa. E quando è rientrato suo marito a casa, signora? Io di preciso l'orario non me lo ricordo. Ma è rientrato anche lì, però non era rientrato. Ma rientrava sempre a casa suo marito? Il domani. Ecco, è rientrato il giorno dopo, vero? Allora succedeva spesso. Ecco, nessun'altra domanda. Arriva due o tre giorni. Ci sono indagini a casa. Ecco. Sì, va bene. È su un omicidio. Grazie. La signora può andare. Va bene. Senz'altro, presidente.